Grazie Presidente. L'intenzione con questa mozione del gruppo politico è molto chiara. Noi abbiamo un forte disagio su Roma, non solo per quanto riguarda le tossicodipendenze, ma le dipendenze tutte. Attualmente l'Agenzia Capitolina Tossicodipendenze, che fu creata nel 98, non avendo più un consiglio di amministrazione e neppure un direttore generale, diciamo, è da tempo inoperosa e non in grado di dare risposte alla città. Allora, quello che noi vogliamo che si faccia relativamente a questa istituzione è di dare mandato alla Giunta perché si elabori una deliberazione di Giunta che la ponga in liquidazione, che individui nuove e diverse soluzioni organizzative ed operative per l'erogazione dei servizi. Soprattutto ne vorremmo che i dipendenti che sono di Roma Capitale, che adesso lavorano per l'Agenzia Capitolina per le tossicodipendenze, rientrino in dipartimento, gli vengano affidate non solo le tossicodipendenze, ma le dipendenze tutte, che lo stabile dove adesso ha sede venga destinato per fare una delle stazioni di posta che sono uno dei principali scopi che ci stiamo ponendo come sociale e soprattutto la costituzione di un'unità organizzativa che possa far fronte non solo a queste dipendenze, che quindi possa utilizzare correttamente i fondi a disposizione, messi a disposizione anche dalla Regione, ma che possa anche continuare il lavoro della comunità che sta a Città della Pieve. E poiché sono stati molti le situazioni in cui si è sentita questo vulnus organizzativo e non ce lo possiamo permettere, noi abbiamo questa precisa volontà in un'ottica di risparmio, di efficacia e anche di efficienza della macchina amministrativa. Grazie.